Eccomi, ciao a tutte. Allora, oggi voglio parlarvi della marca Plantur 39. È una marca tedesca del dottor Wolf e ancora in Italia non è molto conosciuta. Però volevo intanto presentarvela e poi ringraziare soprattutto la ditta perché mi ha dato la possibilità di poter provare in anteprima questi prodotti. Allora, la Plantur 39, e spero di pronunciarla giusta, è una marca che si occupa soprattutto per il trattamento dei capelli, per la crescita, per la stimolazione e per fare in modo che dopo i 40 anni soprattutto rallentino la caduta. E oggi vi voglio parlare dello shampoo. Eccolo, è uno shampoo alla caffeina, speriamo bene, perché se no me lo bevo, caffeina come solo, ed è uno shampoo apposito per i capelli fini e fragili. Come abbiamo detto, è uno shampoo alla caffeina che, aspettate che vediamo l'italiano se riusciamo a farvelo inquadrare, difficile. Comunque, rivitalizza la radice del capello e già mentre lo lava. È facile da aprire, aspettate, sono imbranata. Comunque, ecco, facile da aprire. È uno shampoo che ho provato qualche volta e non fa molta schiuma, lo ammetto. Però laviamo i capelli e poi li sciacquiamo bene a modo, già durante la piega si vede comunque che sono protetti, che sono quasi ristrutturati, ecco. Ristrutturati non proteggono le doppie punte sicuramente, ma li rinforzano. Ne erano già caduti meno nella vasca, ne erano caduti meno ed è quando li ho pettinati ce n'erano meno in spazzola. Secondo me è un buon prodotto e soprattutto è valido. Provavo a leggere un attimo per spiegare anche a voi. Dice che la caffeina. Provo. Vediamo se si legge. Mica tanto, eh. Comunque, la confezione è un 250 ml in plastica. È bella comoda ed è bella pesante. E provo a leggervelo, poi ve lo posterò sul blog magari. Dice che la caffeina contenuta in questo shampoo proviene dalla caduta precoce dei capelli dovuti ai cambiamenti ormonali. Come dicevamo, infatti, è uno shampoo apposito per dopo i 40 anni, sia per l'uomo che per la donna, anche se questo è studiato apposta per la donna. Il fito complessivo alla caffeina penetra già durante il lavaggio fino ai follicoli piliferi, dimostrabili dopo 120 secondi di posa. Ecco, questo ve lo posso assicurare, perché come avevo detto, ho lavato i capelli, li ho sciacquati e già mentre li spazzolavo prima di asciugarli, vedevo che erano belli protetti. Questo shampoo contiene sostanze trattanti a basso dosaggio affinché la piega mantenga il suo volume. Posso confermare anche questo. Non è che ho una gran piega, però la mia piega è solita, sono riuscita a farla benissimo. Quindi è uno shampoo che non è pesante, non appesantisce il capello, non lo rende indomabile. È uno shampoo normale che lo usi normalmente. Se sto ferma con la mano, magari per voi è meglio. È uno shampoo, dicevo, che si usa tranquillamente ed è. Dopo i capelli sono protetti, sembrano quasi rigenerati, sembra come che ci sia un film intorno che li protegge, sono più robusti, sono più corposi e si può usare una qualunque, cioè si può fare una qualunque piega con il phon, con la piastra. Io normalmente il phon e basta con la spazzola tonda e li rendo lisci, restano lisci e non sono appesantiti. Abbiamo detto che la confezione è 250 ml, 250, eccolo qui. È un marchio tedesco. Plantur 39, come abbiamo detto, questo è lo specifico, eccolo, per capelli fini e fragili. Qui si vede anche la schermata che spiega che rivitalizza la radice del capello già durante il lavaggio, come vi ho detto. Sicuramente vi posterò questa pagina e magari anche l'inci, eccolo qui, gli ingredienti, che è una cosa che. Sì, leggendolo sono stati ingredienti dei vari shampoo, ecco, non è che ci sono ingredienti in più che potrebbero creare reazione o potrebbero dare fastidio. Comunque vi posto tranquillamente nel mio blog, dove parlo di questo prodotto, anche questa tabella, che può sempre essere molto utile, e l'inci con gli ingredienti, così potete vedere tranquillamente anche voi di cosa si occupa. Per oggi è tutto. Vi ho presentato il prodotto, ringrazio perché sono potuto provarlo e ve lo consiglio, lo shampoo alla caffeina rivitalizzatore per i capelli, perché secondo me è un prodotto davvero valido.
Ci vediamo, grazie a tutti, ciao!